Filippo Franchi, sabato l'Akragas sfiderà la Juve Stabia allo stadio di Siracusa, una gara difficile ma non impossibile da vincere per i biancoazzurri. Sì, sicuramente sarà una gara difficile, la stiamo preparando giorno per giorno con il mister, ma comunque dopo le ottime prestazioni fatte in queste prime gare di campionato non abbiamo paura di nessuno perché siamo consapevoli e attraverso anche i risultati che stiamo facendo della nostra forza. Perciò noi sappiamo che loro sono un ottimo avversario, ma noi non siamo da meno, perciò andremo lì in casa, come anche se proprio casa nostra non è, e a fare la nostra partita e a cercare di ottenere il massimo. 9 punti in classifica per l'Akragas, la media di un punto a partita. Come ti sembra la classifica dei biancoazzurri? A dirla tutta ci vanno un po' stretti questi 9 punti perché sicuramente per il gioco espresso e per le partite che abbiamo giocato qualcosina in più ce la meritavamo, però io penso che il calcio sia una ruota che gira, perciò alla fine i risultati e i punti a fine stagione arriveranno. Per te un gol in questo inizio di stagione, poche apparizioni, speri di giocare di più, che obiettivo ti sei prefissato? No, ma sicuramente l'obiettivo principale è quello di raggiungere la salvezza con il gruppo e poi magari fare qualcosa di più. Finora il mister mi sta dando il minutaggio che ritiene più opportuno, io cerco sempre di farmi trovare pronto quando entro di dare il massimo e comunque lui lo sa che può sempre contare su di me. Quali sono i pregi di quest'Akragas? Beh, i pregi di quest'area sono che giochiamo sempre palla a terra, piano piano stiamo acquisendo sempre più sicurezza di noi, che magari dopo un inizio difficile e dove con la Coppa Italia i risultati stanno iniziando ad arrivare, perciò ovviamente quando arrivano i risultati hai anche più fiducia. E comunque il gioco che facciamo noi l'ho visto fare a poche squadre.